mercoledì prossimo 26 novembre alle 18:30 nella Casa della Musica, con la Fondazione Vassallo e il patrocinio del Comune di Ostuni sarà presentato il libro del professore Bartolo Anglani, 100 modi per morire, stilo editrice. È una serie di racconti, ovviamente il titolo parla di un argomento che riguarda tutti in qualche maniera, ci riguarderà o ha già riguardato. Come viene affrontato questo tema nel corso di questi racconti? Beh, non è uno studio filosofico, si tratta di racconti, la maggior parte sono umoristici. Anche quelli che non sono umoristici sono sempre però un po' obliqui, come dire, sono ironici, vengono presi sempre da un certo punto di vista. Non ho nessuna intenzione di terrorizzare i lettori, non ho fatto un libro horror. Ho cercato di raccontare questo tema da più punti di vista in diverse situazioni, anche in diverse epoche storiche. Con una serie di voci diverse, con personaggi diversi, ecco, mi piace molto questo pesce rosso che viene fuori dalla boccia, quindi così Eh sì, facendo si lancia verso la infatti, libertà, ma eh anche sì, verso. poverino. Anche vuol dire che molti di noi sono pesci rossi nella boccia oppure No, no? allora, questa è un'illustrazione scelta dall'editore, io non sono responsabile, l'ho accettata perché in quei casi, non che mi dispiaccia, ma non, certo, chi l'ha voluta mettere voleva indicare questa faccenda della fuga che invece non è una vera e propria fuga. Però i racconti sono tutti racconti che hanno a che fare a volte anche con morti metaforiche, con cose che non sono vere, con immaginazioni. Beh, insomma, è da leggere. Come diceva qualcuno, bisogna morire molte volte per imparare a vivere. Questo è un libro Certo. Sì, che ci spinge molto a certamente. riflettere sulla vita e se per riflettere su un argomento come questo che stiamo affrontando in questo libro possiamo affrontarlo anche in maniera umoristica, lì dove l'umorismo è alto e elevato, non è un umorismo di bassa lega, allora vi invitiamo a vedere Io non so questa. se è alto o elevato, lo diranno i lettori naturalmente, però mercoledì leggeremo, anzi leggerò qualche passo di questi racconti e i presenti potranno rendersi conto se abbiamo detto delle bugie oggi o se invece abbiamo detto la verità. Quindi per scoprirlo, mi raccomando, Eh sì. mercoledì alle 18:30 alla Casa della Musica la presentazione del libro 100 modi per morire.